Si chiama La Porta e di uno scrittore famoso, Georges Simenon, Adelphi, è uscito poche settimane fa perché Adelphi encomiabilmente sta ripubblicando tutto Simenon. Perché a voi vi sembra che Simenon sia soltanto quello di Maigret? Indimenticabile anche per le serie televisive. Però lui, non parliamo oggi dell'uomo, sarebbe interessante, lungo, se volete ne chiacchieriamo privatamente, perché non tutto è esemplare, però è uno scrittore immenso, straordinario, e ha scritto 70 romanzi con Maigret, ma quasi altri 250 meravigliosi spesso. Alcuni capolavori che non c'entrano niente con il romanzo poliziesco, o non c'entrano niente con l'investigatore seriale che abbiamo imparato ad amare, grazie in Italia, a Gino Cervi. Bene, in questo romanzo, è un romanzo cupo, triste, però se siete un po' innamorati di Parigi, è ambientato soprattutto nel quarto arrondissement di Parigi, che è quello, per capirci, di Piazza dei Borghi, dove il protagonista era vissuto insieme alla madre che faceva la portinaia. Però i quartieri citati e le vie citate, e se amate Parigi ne riconoscerete, sono anche quelle del terzo, perché Piazza dei Vosges ha un lato sul Tagliusemo, e primo e secondo, dove lavora la moglie del protagonista. Parigi è un posto particolare. Loro vivono in una palazzina e lui è un invalido di guerra. Si erano conosciuti nel 1939-40, si erano presto sposati. Lei faceva la maschera giovanissima in un cinema, già donna vissuta, perché non era estranea a una dinamica, diciamo, mercificata nel rapporto fra uomini e donne. Lui invece imberbe, anche se 4 anni più grande di lei, e si erano innamorati. Si erano sposati, poi lui era partito e era saltato sopra una mina in una trincea e aveva perso l'uso delle mani. Invalido di guerra, costretto a casa, primi anni molto complicati per trovare gli aggeggi giusti da mettersi a posto delle mani. E anche adesso ovviamente si percepisce come un uomo scarso. E, il romanzo è ambientato nel luglio 1959, quindi quasi 20 anni dopo il loro matrimonio e anche la mina che aveva alterato la vita del protagonista. E anche se è uscito nel 1962, non era stato mai tradotto ed edito nel nostro paese. Ulteriore merito di Adelphi, che oltre a ripubblicare alcuni romanzi già editi in Italia, fa questo lavoro di presentare ai lettori italiani altri romanzi di Georges Simenon. È difficile descrivere, perché lui, nel luglio 59, vede crescere dentro di sé un'ossessione. È convinto di essere un uomo oramai finito, pensa che la moglie, che si è messa a lavorare ovviamente perché lui prende la pensione da invalido, faceva la magazziniera, ma è stata promossa a caporeparto, che è piacente, allegra, innamorata del marito, però possa o forse debba avere altre relazioni, no? Pur avendo loro una discreta intesa sentimentale, affettiva e sessuale. E quindi è la storia di questa ossessione. Potrebbe essere la premessa di un femminicidio, diremmo oggi, potrebbe essere la premessa di una rottura tempestosa, potrebbe essere la premessa di un lieto fine. Scoprirete che è la premessa di una cosa triste e per certi versi nel senso che erano davvero innamorati, ma questa ossessione rovina il loro rapporto. La Porta
perché l'ossessione diventa anche di lei, non solo di lui, anche se trasmessa. A Delfi, pochi mesi fa, 150 pagine, 40, 18 euro, Georges Simenon la porta.